Voteremo la mozione Notav in Parlamento perché noi siamo rimasti coerenti, diciamo sia alle opere pubbliche che servono agli italiani, diciamo no agli scempi, alle cattedrali nel deserto, alla cementificazione selvaggia, a opere antistoriche come la Torino-Lione. E quanto si legge in un post sul blog dei 5 Stelle. In Parlamento vedremo le facce di chi si porterà sulla coscienza uno spreco di miliardi pubblici, si legge ancora sul blog. Intanto anche il PD ha annunciato che depositerà una propria mozione sul treno ad Alta velocità velocità per smascherare i tanti bluff della maggioranza, ha detto il Presidente dei Senatori PD, Andrea Marcucci. L'Italia ha perso un anno inutilmente per le panzane dei 5 Stelle e per le incredibili decisioni di Salvini, ha aggiunto, sottolineando che analogo testo per il via libera definitivo della grande opera fu bocciato in Senato con il concorso determinante della Lega. Per i Dem, il voto sulla TAV deve avere come conseguenza obbligata le dimissioni del Ministro Toninelli.